Massimo Gravaglia, un convegno per parlare del ruolo delle regioni in una futura riforma che il governo Renzi intende fare. La Lombardia che cosa chiede? Ma la Lombardia chiede da una vita che ci sia una vera camera delle autonomie, delle regioni, delle comunità, dei territori. La modifica del titolo quinto fatta dai governi di sinistra conteneva dei buchi. I principali buchi riguardavano il mancato completamento del federalismo fiscale e la mancata attuazione del Senato o Camera delle Regioni, delle autonomie. Adesso se ne parla però in un'ottica un po' curiosa, cioè se ne parla più come un modo per contenere la spesa, per amor di Dio legittimo, però a questo punto la roba più semplice era prendere la Camera dei Deputati e dividerla a metà, e 630 sono oggettivamente il doppio di quello che serve. Piuttosto che entrare nel merito della questione. Serve, perché serve una Camera del Senato delle Autonomie? Perché abbiamo un sistema che è blandamente federale. Noi vorremmo chiaramente un federalismo molto più spinto. In quest'ottica è necessario avere una Camera che si occupi di questo. Quindi ben venga una riforma in questa direzione, però va fatta bene. L'impianto proposto dal governo era largamente insoddisfacente. La conferenza delle regioni e l'ANCI hanno trovato un'intesa su un set di modifiche che migliorano parecchio la riforma, si può fare sicuramente ancora di più, ancora meglio, però c'è già un buon punto di partenza che vede tutto il mondo delle autonomie concordi. La Lombardia chiede l'autonomia, la Sicilia dice che loro non hanno un'autonomia come in verità la Lombardia vuol far credere, lei cosa mi risponde? Noi se avessimo l'autonomia della regione Lombardia avremmo circa 30 miliardi di euro in più, praticamente il doppio del bilancio attuale, fate voi.